Buongiorno, siamo a Torino al pastificio De Filippis di Via Lagrange. Questo pastificio, oltre produrre della pasta, fa anche gastronomia e ristorante. Io mi chiamo Anna Maria Damasco e produco per il pastificio il sabato questo raviolo del Pliny. Per la pasta, mezzo chilo di farina e 12 uova. Per il ripieno usiamo 7 etti di carne di vitello, possibilmente di fastoia, 4 etti di carne di maiale e mezzo coniglio. Le verdure abbiamo 4 carote, una cipolla e 3 gambe di sedano, un ramo di rosmarino e 2 foglie di salvia, sale e pepe. Delle 12 uova ne metto 3 intere e 9 solo il tuorlo. Rompo il tuorlo delle uova e lo amalgamo pian piano alla farina. La farina è una farina di grano tenero 00. L'importanza dell'impasto e proprio cercare di girare la pasta sempre allo stesso modo, in maniera da non rompere il glutine. Devo sentire la pasta molto morbida, non devo sentire grumi. Divido l'impasto a metà. Sempre verso mezzogiorno, non prima. Io metto ore 12. E posso sia tirare la sfoglia con il mattarello, sia usare a casa una macchina per tirare la sfoglia. Preparo una piccola palla e appoggio la mia pasta, che faccio riposare almeno 10 minuti, un quarto d'ora, prima di tirarla. Le faccio riposare un quarto d'ora, 10 minuti, coperte da un canovaccio. Mentre la pasta riposa, vi spiego come si prepara il ripieno. Ho i miei 7 etti di carne di vitello, che taglio a pezzi grandi 4-5 cm, rosolo in una padella con dell'olio, possibilmente di oliva, la carne. In una grande pentola metto già a soffriggere le carote, il sedano e la cipolla. Aggiungo il ramo di rosmarino e le 2-3 foglie di salvia. Mentre queste verdure soffriggono, la mia carne di vitello è nella padella e comincia a essere soffritta. Ogni lato della carne deve essere salato e pepato. Cuocio la carne da entrambi i lati e l'appoggio poi dentro questa pentola. La stessa cosa faccio con il mio maiale. Mentre questa carne soffrigge in questa pentola, prendo un bicchiere di vino e lo verso su questa carne all'interno di questa grande pentola. Poi mi preparo 2 litri d'acqua e li verso su questa carne. Intanto nella padella con l'olio continuo a soffriggere il coniglio, anche questo tagliato a pezzi di 5 cm. Lo soffrico da entrambi i lati, sale e pepe. E lo aggiungo alle mie 2 carni che sono già quasi in ebollizione. Chiudo, aggiungo ancora mezzo cucchiaio di sale grosso all'interno di questa pentola dove ho coperto con acqua tutte queste carni, copro con un coperchio e a fuoco bassissimo cuocio per 4-5 ore. A fuoco lentissimo, il segreto del ripieno. Quando questo ripieno è cotto, lo trito. Intanto ho mezzo chilo di riso, un litro di latte, che metto a cuocere e che faccio cuocere a fuoco lentissimo con un cucchiaino di sale fine per mezz'ora, in maniera che il riso assorba tutto il latte. Devo avere un ripieno non troppo asciutto, perché io uso una sacca poche, io uso questa in useghetta, per far sì, una volta che io ho tirato la pasta, di mettere il ripieno sempre uguale sulla mia sfoglia. In questo caso, essendo molto morbido, aggiungo ancora un paio di cucchiai di parmigiano. Non riempite troppo la sacca poche, altrimenti non riuscite a gestirla. Se tiro la sfoglia a mano, come in questo caso, metto abbastanza farina, divido
qua a metà, altrimenti non riesco a tirarla. E comincio con il mattarello a tirare la sfoglia. Se tirate la sfoglia a mano, tutte le volte che allargate la sfoglia, la girate sotto sopra. Se riusciamo, formiamo un quadrato. A questo punto la mia sfoglia è quasi sottile, quindi io vado a liberarmi della farina in esubero e finisco di tirarla a mano. Filo la pasta. A questo punto facciamo una striscia di 7-8 cm, metto pochissimo ripieno, la distanza tra i due deve essere la larghezza di un dito, poi vado a chiudere e pizzico con il pollice e l'indice la sfoglia. Rifilo la pasta, lascio un paio di millimetri tra la chiusura della carne e la fine del raviolo e poi divido i singoli. Una volta preparato il raviolo, posso ovviamente devo infarinarlo. Questo piatto di ravioli lo condisco con del sugo d'arrosto, del burro e lo abbino ad un Barbera d'Alba. Con questo vi auguro un buon appetito dal pastificio De Filippis, buona giornata.